Oggi ho avuto il piacere e l'onore di fare un'esperienza non solo molto interessante, ma addirittura in anteprima. Cosa dire? Sono un po' emozionato, cioè sono contento di andare a fare immersione nella deep dive. Non è ancora aperta al pubblico, si va solo su invito, solo per i media, per giornalisti e VIP. Io non sono né giornalista né media né VIP, quindi non so perché mi abbiano invitato, ma va bene. Quindi, non so, sono un po' emozionato, però contento. Dai, si va! G63, targata G63. Sono alla Deep Dive, una piscina costruita a pochi passi dal centro di Dubai, a pochi passi da downtown, a solo 10 minuti dal mio ufficio, profonda 60 metri. Piscina costruita per consentire le immersioni subacquee, fino a 60 metri. Ad oggi la piscina più profonda era la Y40, che si trova a Montegrotto, in provincia di Padova. Oggi la Deep Dive, questa qui alle mie spalle, è la piscina più profonda al mondo. Buono. Queste sono le teaching room per la teoria. Ecco, questi sono gli spogliatoi. Scappatoio. Asciugamano. Asciugamano. Non trovo l'asciugacapelli però. Ah, ok. Meno male, ragazzi, dai. La piscina non è ancora aperta al pubblico, quindi c'è la possibilità di venire a fare immersioni solo su invito. In genere invitano media, giornalisti, o VIP. Io non sono nulla di tutto ciò, ma ho avuto la fortuna di essere uno dei preselezionati e quindi possiamo andare a fare immersione. Prima però ricordatevi di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, e di lasciarmi un commento con le vostre considerazioni, magari anche gli spunti per i prossimi video. E se per caso questo video non vi è piaciuto, lasciate comunque un mi piace, ma scrivete sempre nei commenti qui sotto che cosa non vi è piaciuto, perché mi aiuterà a far crescere la qualità di questo canale. This is the control room. Yeah, the control room that unfortunately there's no power. Some work is going on. Okay. When you turn it on, there have like upper chamber, 6 meter and centimeter, where you can go and take, you know, open your mouth, everything, and be relaxed, or if you need Okay. some help, you can ask. We can communicate with you even This one I can call my mom. You can try. Yeah, you can call when she is in the water. Ah, ok. Yeah, of course. Mamma, sì, allora io sto andando a fare un'immersione, ci vediamo tra un po' e c'è la cucina a meno 30 metri, quindi inizia a mettere la pasta. Ok, ciao. Ragazzi, stiamo entrando. Eccoli, ci vediamo al bar. Thank you.
Quindi che cosa dire di questa immersione? È stata bella, è stata interessante, perché a differenza un po' della Y40, non è solo una piscina, cioè quattro muri che scendono giù, ma hanno creato una serie di percorsi dove hanno ricostruito, diciamo, delle scenografie, quindi la libreria, il biliardo, il biliardino, la motocicletta, la bicicletta, la macchina, quindi hanno creato una sorta di percorsi che tu puoi fare all'interno della piscina, che la rendono un po' più interessante, ovviamente, quindi è decisamente bello. Ora, fatta una volta, torneresti? Non lo so, onestamente, non lo so. Però sicuramente è un bel valore aggiunto, perché ad esempio nel mio caso, che sono un appassionato di immersioni, sono un dive master, ma non facevo immersioni veramente da tanto tempo, perché per me fare un'immersione degna di nota significa svegliati presto, prendi l'auto, fai 2 ore d'auto, vai a Fugera, prendi la barca, immergiti, insomma se ne va via una giornata. Questa è in centro città, quindi io una pausa pranzo potrei spenderla qui. E questo è un bel valore aggiunto, se magari ti vuoi tenere anche solo in esercitazione. Ecco, il training sicuramente è il vero valore aggiunto di questa struttura, perché se tu sei un beginner che vuole migliorare, se sei un principiante assoluto che vuole imparare ad andare sott'acqua, sei anche un dive master come nel mio caso, ma vuoi fare le certificazioni tech, oppure vuoi provare l'apnea, insomma, qui è l'ideale per esercitarsi. Anche la fotografia e le riprese video, hai talmente tanti spunti che veramente puoi esercitarti, puoi imparare tanto senza dover fare chissà quanta strada, dover investire chissà quanto tempo, tutto in una volta. Quindi secondo me questo è il vero valore aggiunto di questa struttura, che consiglio veramente a tutti. E se invece siete qui anche solo per turismo, ecco, non è una diving destination Dubai, però se siete qui per turismo e avete voglia di venire qui, ve lo consiglio, perché è un'esperienza once in a life, come dire. Un'altra cosa che sicuramente degna di nota è la struttura è fantastica, nuova di pacca, ovviamente non è ancora aperta al pubblico, gli spogliatoi sono da 5 stelle, tutta la struttura, puoi venire veramente qui con le mani in tasca, basta che hai un costume dietro, ti danno loro tutto. Io ovviamente ho preferito utilizzare laddove possibile la mia attrezzatura, tranne l'erogatore e, diciamo, le cose più tecniche che ti danno loro, evidentemente anche per una questione di assicurazioni, di policy interna, però uno potrebbe veramente venire solo col costume e venire a fare un'immersione, quindi assolutamente approvato, ragazzi. Thank you.
Okay, Jadir, first of all, thank you very much for the invitation here. We are here at the Deep Dive Blue, Deep Dive in Dubai. And so, who are you? What's your role here? My name is Jared Jablonski. I'm the director here at Deep Dive Dubai. And we're happy to have you, Nico. Thanks for making the trip. Thank you. I mean, after Will Smith, Nico Decorato is here. Wow, that's great. Two VIP in 1 month, that's great. I know, it's crazy. We can't handle anymore, especially now that you've been, so that's great. Thanks again. Jared, the pool is not yet open to the public, correct? That's when correct. You are going to open to the public? We appreciate everybody's patience, so we've been really working frantically, and we're using a lot of people's generous people such as yourself to introduce you to the pool and to help us with the customer journey while we get everything ready. By the end of the month, we're excited to start allowing public guests, and so we hope to see all of you soon. That's great. I saw you also have a fantastic chamber here. We do. Okay, but it's not yet operating? It's not operating. I mean, the chamber itself is operational, but we're in the process of vetting staff and hiring them and working out the operational plans, and we expect that to be by the end of the year. It's going to be only for emergency or also for therapy? The plan currently is for emergency use, and we also are planning research-based use. So our friends in Dan Europe and I have been coordinating some future plans. We'll use the pool and the chamber for research purposes, and we may expand it additionally, but for the time being, it's really an emergency and research purpose. Okay, that's great. Jared, I know that you are very busy, so I won't take more time from you. Thank you very much for your time. Oh, my pleasure. You're welcome back anytime. Thanks. Ma salama.